Thank you.
Okay.
Thank you.
Fire it up!
Huh?
fish. Facevo così. Allora,
che cacchio. Adesso mi sentite? Sentirete un po' l'eco del mio telefono. Ora, ragazzi, però ditemi queste cose che io continuo a parlare come un bembete. Che cacchio. È caduto il microfono oggi e ho fatto sto pasticcio. Mamma mia. Sono contento, va. L'unica cosa è che non so se uploadarlo su YouTube o no. Però, ma che cacchio. Che sul computer, cioè sul telefono non voglio installarmi. Fatemi riprovare. Ok, ci siamo. Aspetta un attimo, mettiamo di nuovo questo e questo. Al massimo a questo punto sta idea qua di... ma mi piace vedere gli spettatori che entrano e escono. Ora, mamma mia che pappe. Ragazzi, però vi imploro, vi scongiuro, se vedete la live io faccio tac tac tac, lo so è più comodo, 2 secondi, se siete sul browser schiacci indietro, dici boh questo qua c'è il microfono che non fa, ma anche non so qualsiasi cosa, non vi piace mettere di capelli, non vi piace mai, dicevo guarda ditelo che non va, ditelo. L'altra volta è arrivato un ragazzo e ha detto non va il microfono, l'ho aggiustato, ditelo cosa ragazzi, perché io continuo a parlare come... Non è una questione, ah, io ci guadagno soldi. No. È una questione che io creo a parlare davanti da solo. Senza che nessuno capisce una parola di quello che dico. E per sinceramente, per stare lì e non dire, fare così, come... ho guardato la serie di Amazon Prime che c'è Jeremy Clarkson che fa la fattoria e c'è quello lì, cioè, che hanno fatto apposta, cosa, un tizio che non riusciva a parlare, poi alla fine riusciva a parlare, era tutto uno scherzo, per un anno parlava, cioè me vado a fare qualcos'altro, no? Esco di casa per dire vado a farmi e compro qualsiasi cosa. Stare lì a fare capito? Monica Minolta vuole entrare nel nostro mondo. È quello ragazzi, cioè non lo dico perché sono cattivo e malvagio e... Ah, tra l'altro non abbiamo preso di cristallo. Che qua ci vuole. Dai. Colla. Su che stavo per considerato di giro. Questo ci serviva, giusto? No, un'altra cosa. Minerale d'aria che brilla al buio.
Dicevo, non è una questione, è una questione di educazione, ragazzi. Io poi non voglio essere maleducato. Ripeto, grande ragazzo che l'altra volta è entrato e ci ha detto: guarda, non va il microfono. Perché ci sta, con quelle cose che dici, ci sta, grazie per avermelo detto. Però per educazione, qualsiasi cosa sia, non scappano. Qualsiasi cosa sia, anche qualcosa che poi vi dicono: guarda, non è così, e così, e così. Educazione, dito per favore, no, mi rimbambisco, no, veramente. A questo punto spengo la live e gioco da solo. Spendo i miei soldi, mi faccio i personaggi che voglio. Fate quello. Entrate e uscite, perché noto che la gente entra e esce, però stanno anche qualche minuto in più. E vi dici: vabbè, allora comincio un discorso. Vabbè che oggi è caduto il microfono, quindi per quello che però non è che ho fatto tantissimo, no? Solo spostato il filo, adesso il filo qua. Però quelle persone che stanno lì anche 5 minuti lì, cosa fanno? Fanno così? Cioè, scusate, io non sono maleducato, ma non puoi stare così. Poi te ne vai, eh? Cioè, ho capito, magari aprono un'altra tab, eccetera. Sono così cattivo e maleducato. Porca miseria, se io. Se si sente. Diltelo, per favore. Dobbiamo parlare con Shin. Detto questo, basta. Guarda sta pelle. Hai colpito loro. Perché stai andando di sotto? Abbiamo fatto superposizioni perché lei. Rain outlines your fate. Adesso finirà, la finiremo con. Posso usare l'acqua? Però mi cura. Io devo attaccare Excellent. Piuma dell'esule. What? Sorry. Piuma dell'esule. Piuma del esule. Ah, una nuova cosa. Amazing. Ricarica l'energia del 20%. Usando attributo elementare, rigeneri 2 di energia per tutti i membri. Scusa per il braccio. Ogni 2 secondi per 6 secondi. Quindi 2 ne fai 3. Non ci sta. It was on a deserted moonlit night that the hero approached the vile dragon's limpid lair. Qui dovrebbe essere intorno. E possiamo far fuori con Amber. No, aspetta. Quanto vorrei. Non so se posso farli fuori con lei. Così per curiosità. E poi prendiamo
personaggi più di 30 anni perché lei deve ricaricarsi. Ma è l'ultima è tua. Allora mettiamo di nuovo Ember. Ember, Ember. Che è più comodo. Ghiaccio ce l'abbiamo già. Quindi fammi organizzare un po' sto party. Allora c'è sto pasto secondo parte. Allora qui abbiamo bisogno di Ember. At the ready. Qui abbiamo bisogno di Noel, c'è Geo, quindi ci sta. Keia abbiamo già il freddo, quindi non ci serve. Questo non so se troveremo dei personaggi, dei puzzle con per adesso no. Quello che ci serve adesso è... Cosa c'è già? Mettiamo... Everything's ready! Let's go! Sì, viva! Jean will be upset if she catches us lazing around like this. Non mi interessa l'animale perché tanto non ci fa compagnia. Quindi... E mettiamo che io, perché non so... altri personaggi. Oh, I'm looking forward to this. Ember for the win! Ember sarebbe un altro personaggio che mi piacerebbe portare a livello. Però non è che fa. È vero, è grazie a... Sai io che rimangono fermo. Oh no, ok. I can't survive that. Told you I'd win. Told you I. In che senso? Ah, aspetta. Però non fa niente questo. Che devo tenere per muto. Però non è che mi piace molto. Mi piacerebbe leggere, sentire le battute di anche Starrin. Vedo poi. Vogliamo usare Saio. Adesso che quando ho potenziato la sua arma cosa succede? Nel senso che se la vendo a qualcuno la do in cambio per qualcosa. Qualcuno c'è delle cose che sopra, però volevo non far fuori questo. Ne vale la pena, non direi, lo voglio fare, sì. Love is going. Nice to meet you. Tanto la sua spada forse. Allora ciò so, c'ho ancora la cosa per affrontare. Ho ancora questo qua, un cottoio. E questo è per la cooperativa. Che ci starebbe un personaggio. Non so perché sti giorni qua mi sono fissato e ho detto io sto personaggio.
Again, I want to catch them all, you know. What's that? I want to catch them all. Indipendentemente se sono forti o no. Voglio avere un gioco che dura anni e anni e anni, avendo il fattore che sblocco sempre nuovi personaggi, però appunto non voglio niente, niente scemenze di avere doppioni, niente scemenze di sbloccare personaggi. Non voglio spendere $3000 per avere un personaggio mazzo. E C6 e C4 e C2, ma che cacchio se ne fai? Semplicemente avere un'avventura tranquilla che non mi alzo un giorno e dico: oh, devo spendere 500 euro per ottenere un personaggio che mi fa piacere. È una cosa che non farò mai. Mai. Time to act. Te ci penso dopo. Perché stai cadendo l'oracolo. Sì, non fa molto la scuola. Ciò che ci interessa è questo. Windblade. Vai, va bene, dai. One. Non male che volevo prendermi questo insomma. Adesso vado giù e lo butto fuori. Il villaggio è finito proprio. Vabbè, ragazzi, molto finito. No, my sword. You dead. Non è un villaggio. C'è un posto dove devi sbloccarne tre di questi, ma non mi ricordo dove. Piccola 9. Perché 10 era brutto. Non riesco a trovarla da nessuna parte. Cosa stai cercando, ragazzina? Bambina, vabbè. Un libro grande 9. L'ha scritto apposta per me. Ah, un libro grande 9 l'ha scritto apposta per me. Ma stavo giocando con grande 9, ha detto che era un libro per me. Ho iniziato a leggere, non riesco più a staccarmi. Ero talmente presa che non mi sono nemmeno accorta di quanto grande 9 se n'è andato. That's bad parenting. Sono andata a cercarlo, ma sono caduta nel fiume. Alla fine non sono riuscita a tirarmi fuori, ma poi ho perso il libro. Sai, ragazzi, puoi aiutarmi a cercarlo? Come fai a sapere? Quel libro è molto speciale per grande 9. Se lo perdessi uccidermi molto male. Ma letteralmente. Appunto, come fai a conoscermi, no? La gente non fa che parlare di te e continua a vederti ovunque. Ok, sono disuncato. Tutti dicono che stare a casa sia una brava persona capace di fare qualsiasi cosa. Puoi tornare a trovare il libro, per favore. Come faccio a trovarlo? Il fiume mi ha portato molto lontano, di questo sono certo. L'acqua era così fredda che le mie mani si sono congelate. Vicino alla montagna. Ma sono riuscita. Ma sono sicura che non ho aperto il libro, l'ho tenuto stretto a me tutto il tempo perché grande 9 mi ha detto quanto fosse importante. Alla fine sono riuscita a raggiungere la riva del fiume. La prima cosa che ho fatto è stata cercare un posto per asciugare il libro al sole. E sto leggendo, non sto.
Ero così sfinita che mi sono sdraiato e mi sono addormentato per un po'. Il mio sveglio e libro. Allora te l'hanno preso. Per asciugare il libro sono andata nel bosco che si trova giù. Puoi dare un'occhiata. Ma se grande nove è tipo tuo padre, non vieni a cercare. Che cacchio se ne frega del libro? Cosa se fosse tipo il tuo cane? Un libro nel bosco. Bella domanda. Troveremo. Magic Twig. C'è un evento qua sopra anche da scoprire veramente. Questo è un evento casuale. Come mi sto arrampicando su sta scala? Ok. No, ma davvero, che se ne frega del libro? Sta bambina è da sola. Who are you? What? The freak? Shut up! Come here, come back! Your fate. Ok. Ah già, c'era. L'ho già preso. Who are you? Wait, what? No, anyway. No, voglio, Jude, voglio che ti stacchi e riesci a rimanere. No? Cacchio. L'ho preso? Who are you? What the frick? Non c'è una cosa da prendere? What? Ah, sì, non mi hanno usato. Sai cosa fa? Fammi rosare, anche. Sono tutti morti. Ma sì! Che devo fare qua? Trova libro nella foresta. Due addirittura. Qui non c'è neanche un pezzo di carta, secondo me dovremmo camminare ancora un po' e dare un'occhiata. Ah, stavo dicendo. What are you doing? What are you doing? Ragazzina, sei stata fortunata. Miseria. Facevi un passo sbagliato nella direzione sbagliata. Mi male. Sento un po' in pena perché ho cercato su internet se scendi nella forte. Qualcosa nella mia testa diceva. No. Devi goderti giù. Ma figurati, io sono fatto così. Abbiamo camminato un sacco eppure non abbiamo trovato nulla. Forse quella ragazza si è sbagliata. Dobbiamo andare dall'altra parte. Voglio solo. Non c'è da nessuna parte. Raymond pensa che dovremmo tornare dalla ragazza e chiedere più informazioni. E magari dovevo andare dall'altra parte. L'unica cosa che adesso vorrei fare.
uccidere. Stavo per dire un'altra cosa. No, my sword. Stavo per dire un'altra cosa. Non sto scherzando. Presumo che non c'è neanche bisogno di dire. Perché lo sembra. E quando parla lo sembra ancora di più. Oh my god, perché non è vero, perché ci crediate o no? Molte ragazze fanno così. Perché ci crediate o no? Rain outlines your fate. E ci credete a un uomo che adesso fa una cosa di niente? Non sto scherzando. Secondo me la combo lì la faccio con te. Adesso... are you okay, dude? I'm out of here. Want some help? Basta che non finisci nel muro. Posso andare? Here we go. Insomma. Tutto che cavolo devi andare. Ah, ci ha curato! Perché ci cura quando finisce l'effetto della spada. Amazing. Ancora. L'abbiamo trovata la bianca nera, ma dai. L'abbiamo trovata qua. Super. Dove sei finito? Io lo so che sono nell'acqua. Probabilmente sul cavolo. Mamma mia santissima. Ho finito il fantasmino. L'ho già portato a destinazione. Un po' difficile. Quindi un altro healer abbiamo. Siamo a posto. Ah, è lì. Oh. Faccio così perché così almeno non devo tenere premuto, se no fa venire male. Poi abbiamo bisogno di Geo. Okay. Uno. Due. Rimane acceso è una pessima idea. Questi si accendono.
Credo che c'erano le candele dentro. Ah, c'è anche un non è il nostro amico fantasmino. Mi torna la configurazione in gruppo. Devo cercare proprio su internet il quick button per configurazione in gruppo. Poi me lo scrivo, così me lo ricordo, ma non c'è neanche bisogno di scriverlo. Però qui abbiamo CV, io uso tutto col mouse, faccio alt e vado qua e faccio tutto qua, però volendo poi FIFA, guarda quello, ci devo entrare qua, ognuno fa il suo modo, facciamoci. Time to act. No, my sword. Rip, dude. Anche sto caricamento. Vabbè. Allora sì, F1, buonanotte. Alt F4. Abbiamo detto. Alt F4. Qua. Dove mi porti? Adesso poi aiutiamo anche la bambina. Mi sembra anche giusto, perché lasciarla lì da sola. Abbiamo trovato un puzzle. Già, cosa dovevamo fare prima? La bambina. Get ready for the gliding champion of Mondstadt. Mi fa ridere Jin che dice: muovevo la doppia. Un pigno esercito di. Dobbiamo andare, dude. Grazie. Avermi detto che quello è da accendere. Oh cacchio. I won't let you down. Non voglio morire. Ci ho lasciato stare? Ma figurati, ora regalo. Senza pazienza divina. Perfetto. And you're dead, dude. Where are you? Minerale più potenziamento. Ah, e dobbiamo tornare poi di nuovo in sotto. Cosa ho appena fatto?
Ciao, sono tornato. Ah, è tutto sbloccato. Grazie per il tuo. I hope we find long lost ancient literature. Io ne ho so. Sarà. Non nerd. Ma a me piace. Dico la verità. Mi piacciono i libri. I macchine, non so. Sì. Mi piacciono le macchine, quindi corrispondenza amo. I libri di macchine, però mi piacciono anche molti libri che sono. Parlano tipo di un cantante o qualcosa, come è nata una band, storie. Magari non ho mai letto Harry Potter, quelle cose lì, mi piacciono molto i libri di avventure. Steady. Mi piacciono molto i libri di avventure, davvero tanto. Ma per quanto dicono tutti che Medioevo è una delle epoche più buie. A me piace tantissimo. Spade, non spade. Mitica. Ve l'ho raccomandato 59. Ve l'ho raccomandato 90. Okay. Vediamo pure le porte. Chiudi pure le porte. Mario, chiedere pure. Block. Vigilla. Abbiamo sbloccato un nuovo obiettivo. Quindi qua abbiamo preso tutto. Allora. Ah, salve. Come va? Dov'è lei? Mi scusi. Ah, lì sotto. Allora, qua c'è ancora qualcosa da fare, non credo, perché mi ha detto tutto lui. Se ho dimenticato qualcosa perché chiacchiero e richiacchiero, ditemelo pure. Torniamo dalla ragazza, però penso che il fatto è che secondo me se l'è dimenticato di dove c'è la montagna lì. Dico la verità. Comunque. Ah, c'è una sfida. Proprio davanti. Tutto distrutto. La ragazza non c'è più. Ah, qua c'è il fantasmino. Porca miseria, dove è finito? Mi sto preoccupando per lei. E come sono i bambini, no? Si allontana. E tu sai dove vanno? Non mi dai un'occhiata. Questo qua ha fatto un 360 rapido. Vuoi che si va, dude? Cioè, dove è andato Giudette? Sì, dude, ora Giudette che sia, è un fantasma. Potrebbe essere anche una Giudette. Giudette? Stanno fermi, devo certo. Dimone e boss. Cavolo. Bene. Ricevuto. Ma non ti ho... Perché ti sei resettato? Dove andiamo, dude? Fanno così che fanno così che sembra che scompaiono e mi prendo gli infarti peggiori. Perché? Mi prendo gli infarti peggiori perché penso subito.
No, ho fallito. Ah, so che c'erano dei nemici, per quello che ho cambiato la scena. Excellent. Ah, questo qua è un maschio, ma c'è la voce. Non voglio insinuare niente, nel senso che probabilmente hanno preso un'attrice. Vedete che è un giovincello, abbiamo due giovincelli e due vecchiacci. Cos'era la più vecchia? Ehi, guarda che ci ho sentito! Starley che dice a Sayu e Shinkyu, cos'era la più vecchia del gruppo? Cosa hai detto? Che ti sente? Già è schizzata male. Vediamo che attenzione. Che diamine, dove è finita la ragazza? È andata a cercare il libro da sola. Ma vedi che allora penso che la rincontreremo. Penso che la rincontreremo allora dove c'è la montagna. O meno, magari è un'altra montagna, però. Ancora questa qua. Personaggi ci sono. Volevo solo sbloccarmi il teletrasporto. Perché adesso devo andare a mangiare. Ah, non è una sfida, è un teletrasporto. E poi c'è un. Ah, salve, vieni. Rain outlines your fate. Vai, avete? E quelle spade lì mi ricordano un personaggio che avevo, però le spade scomparivano. Serio. Cioè, quasi, ci sono quasi cascato. Ah, ok. Well, that's something. No, usa. Scusa, non voglio essere cattivo, però insomma Starry Legacy non puoi far così. Grazie mille, gentilissimo. Ah, già devo andarmi a ritirare l'espedizione. Così bene qua, stavo esplorando. Togliere il teletrasporto. Stavo divertendo così tanto. E tanto ci torniamo. Sono contento. Sono veramente contento. Ho deciso di esplorare. A me la cosa che piace di più in questi giochi è esplorare. Mi sta aver sbloccato Shinkuma. Questi giorni qua che siamo stati lì a farmare per i livelli, appunto perché ero indeciso sul futuro di un membro del nostro party, mi ha aperto molto, mi ha molto rilassato, mi ha aperto gli occhi. Ad Astra Abyssal. Questa mini avventura che abbiamo fatto ci sta. Adesso vado a fare le mie cose che devo fare. Poi il prossimo che sostituiremo probabilmente o è Starly o qualcun altro. Rosaria no, perché è il fulcro della combo. Sayu anche. Poi Sayu ha un sacco di abilità forti. Anch'io abbiamo appena messo. E
Perché abbiamo già abbiamo due col vento e sai io non lo voglio sostituire. Tanto quello che fa Stargly lo fa anche sai. L'unica cosa che adesso ci serve è elettro. Se troviamo qualcuno che fa danno elettro. Poi vediamo. Allora, qua. E scendere. Basta. Ci siamo. Adesso me ne vado. Segui Seli e accendi le torce per sbloccare l'ingresso di un dominio. Segui Seli. Sì. Per sbloccare l'ingresso del dominio della collina. Però dobbiamo essere a livello 39, 39. Vabbè. Esci di. Grazie. Ci vediamo. Ripeto, qualsiasi problema sia nella live, dite per favore, perché io sto qui a parlare con me stesso a sto punto. Vabbè, ciao.